E Francesco Casolla è la ciliegina per un attacco bianco-verde già importante con Dos Santos, Pendenza e Cissé, e aggiungiamo Francesco per dare esperienza e sostanza e tanto peso specifico ad un attacco che speriamo diventi prolifico come lo è stato nella stagione scorsa. Operazione condotta dal direttore Enzo Agliano, che ovviamente ci dirà pregi e forse, caro Enzo, anche qualche difetto del giocatore, perché cerchiamo di correggerlo e di utilizzare, se serve, anche la cosiddetta mazza. Sì, con Francesco ci vorrà la mazza. L'anno scorso ho avuto modo di apprezzarlo molto, era il mio capitano a Fano. È un giocatore importante per la categoria, lo dimostrano i numeri, negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha fatto sempre tanti gol. Diciamo, è stato il primo, nel momento in cui ho avuto l'incarico da Avezzano, è stato il primo nome fatto al presidente. Credo tanto in lui, è un professionista esemplare, un ragazzo che è sempre a disposizione dei compagni. E al di là del fatto che ha fatto, ripeto, tanti gol negli ultimi anni, difetti ne ha tanti, rompiscatole, ma è un rompiscatole positivo perché cerca sempre di ottenere il massimo sia dalla società sia dai suoi compagni. Quindi questo può essere un difetto, però tante volte può essere anche un pregio. Non gli piacciono le cose fatte tanto per fare, gli piace fare le cose fatte per bene e così come le fa lui, le pretende anche dagli altri. Quindi sono contentissimo, insomma, che ha deciso di sposare il nostro progetto. Sicuramente entra in un contesto e in un parco attaccanti importante e spero e mi auguro, anzi ne sono sicuro, che ci darà tante soddisfazioni a noi società e sicuramente ai tifosi dell'Avezzano. Francesco, sei nato a Cattolica 30 anni fa, raccontaci in maniera sintetica chi è Francesco Casolla, dove ha giocato e quale campionato ha disputato, prima di No, arrivare in bianco-verde. innanzitutto saluto tutti, buona giornata a tutti. Ringrazio te Press per l'opportunità, ringrazio il direttore per le parole e per la stima che ha nei miei confronti, che è reciproca, lui lo sa. Un'opportunità per me, è un altro anno stimolante. Cercavo un altro anno stimolante perché ho voglia di ancora di fare e di dare tanto. La piazza di Avezzano, detta anche da colleghi che ho sentito, è una piazza importante e infatti sono contento di aver trovato questa piazza stimolante. Come giocatore sono un giocatore d'area di rigore, anche se mi piace girare intorno. Quest'anno spero di dare una grossa mano alla squadra perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Ho iniziato il mio primo anno tra i grandi, avevo 17 anni, ho fatto il primo anno in D, poi ho fatto subito Lega Pro, ho fatto 4 anni di Lega Pro e dopo ho iniziato la mia carriera in D, dove ho giocato un po' in Piemonte, ho fatto un po' Toscana, dopo mi sono riavvicinato a casa, ho fatto Rimini, Fano e quest'anno sono qui a Avezzano. Come abbiamo chiesto a Bittai, che spero sia tanto tanto d'aiuto per quello che poi è la fase propulsiva e quindi poi conclusiva nella fase realizzativa, che cosa prometti al pubblico avezzanese, a questi tifosi che hanno bisogno di sognare e di sognare a occhi aperti? Le promesse penso che le fanno quasi tutte uguali, le facciamo noi giocatori, prometto di dare il massimo, come le solite promesse di tutti. Io so perché il direttore mi ha scelto e perché il presidente mi ha scelto. Darò tutto me stesso per ripagarli sotto forma di gol, perché tanto bisogna dire le cose come stanno. E per quello che il direttore mi ha chiamato, mi ha dato la fiducia e spero di farne tanti e di esultare tante volte sotto la curva. E a voi non resta altro che venire al botteghino a tifare l'Avezzano, allo Stadio De Marzi, e vedere se le parole di Casolla troveranno conferma negli ultimi 16 metri.